Ciao a tutti, ciao. Allora, vi ricordate nell'ultimo video, se l'avete visto, avevo promesso, quando ho parlato del 50mm 1.4 Sigma Art, che avrei fatto un confronto appena, insomma, ritornavo alla base. Infatti c'è anche Roberto, l'altra volta ero in Alpi di Susi con la mia famiglia. Quindi un confronto tra il 50mm 1.4 Art, il 50mm 1.4 della Zhejiang e il 55 Zeiss 1.8. Sicuramente le tre ottiche, come dire, la lotta non è completamente alla pari, Roberto, perché il 55-1.8... Sì, però confrontarlo con l'1.4 Zeiss sarebbe stato una cosa fuori luogo per il prezzo, per sì, il costo. Sì, nel senso alla pari come caratteristiche tecniche, ma un po' impari come, comunque, già, come prezzo. Già l'1.8 è nettamente più caro degli altri due. Quindi. Sì, tra l'altro, tanto per darvi un'idea di prezzi, il Zhejiang 55-1.4 della Zhejiang costa intorno alle 500 euro, il 50 1.4 Art della Sigma sta intorno alle 750 euro, mentre lo Zeiss 1.8 della Zeiss, appunto, 55, non 50, 55, viene intorno ai 950 euro. Quindi, c'è una bella differenza di prezzo, nonostante sia un'ottica anche più chiusa, no? E non è il top di gamma di casa Zeiss, insomma. Sì, qui si passa dal doppio, dal Sony al Samyang, e il Sigma sta in mezzo. Sì. Allora, come caratteristiche, come costruzione, Roberto? A me piace veramente tantissimo Sigma, anche se nettamente più voluminoso, però quello che in mano sì, mi dà più... Sì, come si vede è proprio più voluminoso, sì, più grande, nettamente. Il 55 è più piccolino. Tra il 50 1.4 Zhejiang e il 50 1.4 Sigma c'è poca differenza. C'è poca differenza, però anche il materiale stesso, a parte l'abbiamo detto anche in un altro test che abbiamo fatto, no? Beh, col 35 mm. Col 35, qui si rispecchia più o meno la stessa differenza, no? Quindi la qualità Sigma della serie Art... Io l'altra cosa che ho notato, Roberto, è che la ghiera del 55 messa poco è manuale. Molto più precisa, a parte che c'è la finestrella, cosa comoda, non è... elettronico, ma è meccanica, la messa a fuoco è molto più precisa, sì. Cioè riesci molto più velocemente a mettere a fuoco a livello manuale rispetto ad esempio al Zhejiang, che invece è meccanico, non c'è la finestrella. Insomma, il Zhejiang è anche da capire, anche meno, costa insomma, meno, sì. Quindi qualche economia su qualche componentistica, sì. La fa. Diciamo il Zhejiang è in metallo, questa qui della Sigma è in metallo, più c'è una lega nuova di Sigma che tra l'altro è resistente anche alle variazioni termiche, eccetera. Questo qui invece dello Zeiss, sempre in metallo, costruito bene, anche questo. Questa è la solita tradizione Zeiss. Zeiss. A me piace, sì, insomma. Sì, sicuramente. Lenti antiriflesso costruite con il classico trattamento T. Sì, il vantaggio di questa ottica sicuramente è la compattezza. È la compattezza, sì. Oddio, questa nasce proprio come ottica mirrorless, le altre due sono ottiche un po' riadattate da reflex. Comunque l'1.4 della Zeiss, parliamo di questi volumi, sì, comunque. Sì, sì, sì. Infatti siamo lì, anche come pesi siamo lì. Allora, tu cosa ti aspetti, Roberto, dal test? Sinceramente mi aspetto una buona risposta dei Sony, perché questa è un'ottica, si è sempre detto, tra le più taglienti del mondo mirrorless per Sony. Però questa è una difesa onesta, secondo io lo uso attualmente, quindi sono sempre molto contento delle prestazioni, ma aspetto tanto da lui. Guarda, perché Roberto, comunque io... l'art è... Nel mondo io reflex. Ti posso dire, l'altra volta che l'ho provato... Tu lo usi sulla... Io l'ho uso sulla Sigma SD4, quindi già lo conosco e so che è una roba fantascientifica. L'altra volta l'ho provato sulla Sony, un po' così, test, diciamo, a caldo, non proprio da studio, via, no? Mi ha impressionato molto la nitidezza. La nitidezza è la cosa che più di tutti mi ha colpito. Però devo dire che sono tutte e tre ottiche che se ne parla molto bene, no? Adesso confrontandole con un test con tutti i parametri che adesso abbiamo. Adesso facciamo, tanto per intenderci, un test sulla nitidezza, centro bordi, sulla nitidezza e anche un po' sullo sfocato, vedremo la vignettatura, anche la tendenza cromatica, no, delle ottiche, perché sappiamo che le ottiche possono incidere sulla tendenza cromatica, la vignettatura e il flare, quindi abbiamo provato la velocità dell'autofocus per vedere un po' come si comportano. Tenete conto che sono tutte aggiornate le lenti, compreso il 50 1.4 Art, sì. 50 1.4 Zhejiang. Ci raccomandiamo sempre di guardare l'ultimo aggiornamento, perché per quello che riguarda il Zhejiang, l'esperienza personale, l'ultimo aggiornamento ha completamente modificato la velocità di risposta, quindi
Ok, dopodiché andremo a commentare insieme i risultati praticamente con Lightroom, andremo a vedere le immagini e poi commentiamo un po' i risultati finali. Ok, Ok? Andiamo Roberto, andiamo. andiamo. Ok Roberto, allora ci siamo, adesso analizziamo un pochino i risultati dei nostri test. Cominciamo dalla vignettatura, così ci facciamo un po' un'idea. Okay, quindi questo qui è il nostro Zeiss, questo è il Sigma e questo è il Cyan, Roberto. Sì, no, a parte la vignettatura nettamente peggiore da parte di Sony. Sì, lo Zeiss sembra il peggiore come vignettatura, tra l'altro è 1,8, gli altri sono 1,4, Appunto. interessante la Ma cosa. guarda la Il lumina, la Sigma lumina. migliore come Sì. vignettatura e poi sì, come stavi dicendo Roberto, La la dominante. dominante, perché il Cyan è una dominante, questo era un grigio medio, Sì, ricordiamo i nostri sì. amici, quindi abbiamo scattato su un grigio medio, questo è praticamente il Cyan, vedete come tende al verdino. Al giallognolo, questo qui è il Sigma che è un pochino più caldo ma abbastanza neutro, lo Zeiss tende invece un pochino, è più freddo, Nettamente. leggermente più freddo. Quindi quello che è evidente qua è che la lente influenza ancora Le cromie, tantissimo le cromie. diciamo che a F4 tutte quante le ottiche performano bene, quindi Zeiss F4, questo è il Sigma a F4 e l'ultimo, questo qui, è il Cyan F4. Quindi a F4 la vignettatura Comunque, scompare. chapeau per il comportamento degli 2214, Sì, soprattutto di Sigma, perché sì. perché cioè, dal punto di vista della vignettatura mi sembra assolutamente a vantaggio Certo, il Sigma. ho Questo qui provato è un anche un primo buco, test della, diciamo prima un test a tre, cioè vediamo tutti e tre ingranditi. Allora, abbiamo qui abbiamo il Samyang a sinistra, Roberto. Questo è l'ART, cioè quindi il Sigma, e questo qui che si vede anche infatti in 55 mm, che è lo Zeiss. Allora, anche da qui si vede la differenza di cromie. Guarda, guarda il a me piace Samyang. più Samyang, è più caldo. Sì, da una parte sì, però guarda come tende l'incarnato, insomma, Lo diventa un scalda, pochino. Sì, io o sono lì è un una bel questione di gusti, eh. certo. Sicuramente quello più freddo ancora una volta, lo si vede anche da qui, è Posso ingrandire un sì. attimo Ok, che vedo meglio. come si vede, quindi ricordiamo Cyan, Sigma e il Sony Zeiss. Sony Zeiss. Allora, questo è quello diciamo più freddino, neutro freddino. Questo è quello neutro tendente un pochino al caldo e questo proprio al caldo, Nettamente più come caldo. colore. Quindi le ottiche influenzano i colori. Le ottiche influenzano i Nettamente. colori. E lo Come sfo a me sfocato, piace quello del Sammy, devo dire, allora, è più nuovo. Samyang e poi qui abbiamo invece il Sigma. Sì, come È più, un po' sfocato più è un pochino cremoso, più cremoso, un eh? pochino più pastoso. Questo qui è leggermente più nervoso rispetto Sì. all'altro. Sono i Zeiss 1,8, quindi è chiaro Vabbè, che qualcosa. chiaramente qua Sì. perde un pochino. Allora, abbiamo Top per qui Bacco. abbiamo praticamente il Sigma qui e qui il Sì. Cyan. Aiuto Roberto, cioè, Sì. ma ne prende ma a farsi male. Il Sigma è molto molto superiore. Sì, ha mantenuto la stessa qualità degli art e delle reflex, Sì, è cioè, veramente incredibile. guarda anche quando si dice spacca il capello, Sì. è proprio la frase giusta. Okay, proviamo a vedere come si comporta A confronto con uno dei miti, con perché uno si è dei miti, sempre detto perché che Sony Zai esatto. Allora, 55. quindi prendiamo l'art, questa volta vediamo, e prendiamo l'art. Eccoli qua, torniamo di nuovo qui. Ok, quindi abbiamo, allora, per intenderci, qui abbiamo Lo lo Zai, Zeiss e qui il l'altro, Sigma. Okay, sì. andiamo a ingrandire. Ok, allora, a destra questo è il Sigma e questo è lo Zeiss. Un po' più vicino come differenza, però vince ancora l'Art. Vabbè, assolutamente Roberto, guarda, in termini anche di microcontrasto, ma guarda No. come c'è la maggiore, guarda come si vedono meglio le sfumature qui, Sì. quasi perdono, e poi anche le ciglia sono palesemente più incise, cioè il Sigma Art spacca, cioè, c'è poco da dire, spacca proprio. Chapeau. Quindi qui abbiamo il Samyang, qui abbiamo il Sigma, a sinistra il Samyang, a destra il Sigma, quindi proviamo a ingrandire,
prendiamo i bordi, così ci facciamo l'idea subito. Allora, questo è il Cy Young, ragazzi, e questo qui è il Sigma. Cioè, come dire, carta canta. si vede, appunto. Vediamo al centro, Roberto, no, non soltanto, questo è il Sigma e questo è il Cy Young. Cioè, qui siamo a tutta apertura, al Tutta centro apertura, e si vede 1,4. la retinatura della carta stampata. Esatto. E, cioè, 1,4 c'è una nitidezza mostruosa. Mostruoso. Mostruosa. Proviamo a vedere lo Zeiss intanto. Allora, i bordi. Aiuto. Mamma mia. Mamma, come perde in maniera Pe clamorosa. peggio del Sami. Ragazzi, Oh, lo in stiamo vedendo in diretta, non abbiamo diretta, ancora guardato. siamo rimasti un attimo Sì, senza parole. sì. Al centro se la battono entrambe, ma qui vabbè, c'è perdita di contrasto, un po' dovuta a questa Sì. sovraesposizione, ma insomma vabbè, il Sigma vince, ma No, stravince. rimango basito per Per i provare a vedere un conti. altro angolo, che non ci sia un angolo centrato No, 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 dell'obiettivo. no, è impossibile. Abbiamo fatto. Mamma Abbiamo. mia. Debacle. Ma no. Ok, ragazzi. Insomma, fondamentalmente ci siamo fatti un'idea, Sì, Roberto. molto. Ok, torniamo a commentarli dal vivo. Ok. Oh, Roberto, eccoci di ritorno. Sì, Abbastanza sconvolti. un pochino. Cioè, io devo dire che sono rimasto Sì, basito. specialmente l'ultimo test, però L'ultimo vabbè, test adesso. che, beh, l'avete, insomma, l'avete visto parlando del 55 Sì. neo 8, la prova nitidezza. Allora, facciamo un pochino ordine, tiriamo un pochino le somme Ok. dai nostri test. Partiamo intanto da, quindi risintetizziamo qualità costruttiva e autofocus delle tre macchine. Allora, io ti dico il mio parere. Qualità costruttiva per me vince il Sigma. E autofocus forse un pochino a vantaggio dello Zeiss, mi è sembrato leggermente A a sensazione, perché a livello sensazione. numerico poi col Sì, il test che test noi facciamo vicino lontano una trentina di volte per tutte le ottiche e poi cronometriamo col cronometro del col cronometro telefonino. del telefonino. Quindi devo dire che la sensazione è che questa lente leggermente più rettiva affronti anche Roberto, che questo è C'è meno un'ottica, massa da c'è meno spostare. massa da spostare, Le meno lenti, il lenti. vetro pesa, è vero Certo. che il costruttore deve, diciamo, bilanciare quello che è il motore rispetto alle lenti, però sta di fatto che lenti più Sì, leggere e quindi sì. la visione di risposta Va fatto un maggiore. plauso a Sigma perché è Sicuramente. evidente dal peso che ci sono più lenti, insomma, in vetro roba più pesante, eppure la velocità autofocus mi è sembrata Reattività? anche meglio del Samyang. Sì. Mi è sembrato quasi praticamente al pari nell'autofocus continuo. Nell'altro video che ho fatto sul 50 1,4 ho fatto vedere come l'autofocus continuo del Sigma funziona alla grandissima come le ottiche Zeiss. Quindi, cioè, io come ho detto l'altra volta, per me le ottiche Zeiss, Roberto, scusa, le ottiche Sigma Art su Sony lavorano meglio che rispetto alle MC11 adattando Sì, l'ottica. anche Io come sensazione ho questa. se è venuto fuori un aggiornamento che si può eseguire dalla Sony stessa, in cui aumenta la compatibilità. Ah, Comunque, fa stare di fatto che se io prendo un'ottica con attacco nativo, io sono sicuro che il sì, funzionamento è è impeccabile. impeccabile, E sono d'accordo con te anche per quello che riguarda qualità sì. costruttiva e autofocus, Comunque, totalmente. l'autofocus buono su tutte e Sì. tre non è un elemento su cui, secondo me, Roberto, bisogna basare la No, scelta. sicuramente no. Arriviamo alle crominanze, il discorso delle cromie, sfocato, nitidezza. Ti ricordo, abbiamo fatto la foto del manichino con dietro quel poster di bottiglie di birra, molto colorato. E devo dire che sono rimasto sorpreso Di quanto la lente ancora influenzi la cromia. influenza della cromia. La nitidezza a vantaggio del Sigma. Sicuramente. Quello che cade un po' è il Samyang, almeno al centro, Sì, giusto, però il Sony ai bordi. no? Sì, il Sony ai bordi, sì, Vabbè, oggettivamente. l'avete visto, Sì, quindi c'è. l'hanno visto, insomma, non è che il Sony perde parecchio ai bordi, in modo io sono rimasto Sì, abbastanza anche perché allibito. addirittura in 1,8, quindi dovrebbe sentire meno la difficoltà. O Ragazzi, questo in sono esemplare un difettoso. esemplare difettoso, però mi sembra strano che sia difettoso, insomma, al centro lavora bene, ai bordi, non lo so, chi di voi ha il 55 notte vuole fare dei test, vuole dare la sua testimonianza, la nostra opinione
è che il 55 1.8 perde tantissimo ai bordi rispetto al 50 1.4 Arte e anche al 50 1.4 Sanyang. Questa è la nostra considerazione. Al centro, primo posto di nitidezza Sigma, secondo mi sembra Zeiss e Sanyang terzo, Sì, insomma, come nitidezza a tutta apertura. diciamo che il Sami ha leggermente meno È contrasto, leggermente meno no? contrasto, sì, meno contrastato. A proposito di contrasto, flare, anche Il qui. flare mi sono accorto già durante il lavoro che il Sami lo soffre un po'. In Sì, effetti il paraluce è quasi è obbligatorio. obbligatorio, Sì. perché alle volte è vero che a tenere la foto d'effetto può piacere, però alle volte il flare ti ammazza anche il Sì. contrasto, quindi. Guarda, sul Sanyang, sul Sigma invece, Roberto, ti dico io, allora, io l'altra volta ho provato nelle condizioni, diciamo, normali, cioè a fare una foto contro il Non con un sole, faretto non con un come. faretto come abbiamo fatto oggi, che è una condizione estrema, no? Abbiamo puntato un faretto contro la lente, cioè è chiaro che è una condizione assurda, ma insomma, sono test proprio per farci un'idea. In condizioni normali io non sono riuscito ad avere il flare con Senza l'arte, paraluce. senza paraluce, assolutamente a tutta apertura. No, ma si è visto anche durante questo test che si Sì, comporta si molto bene. comporta bene, qualche cosina esce, anche l'ottica Zeiss, onestamente il rivestimento T fa Certo. la sua... Quindi a livello di flare sicuramente il Sami, ma si È sapeva, è quello che quello. esce perdendo. Prendiamo un attimo il tema crominanza e vignettatura. Quando abbiamo fatto il test della crominanza, Ci visto... siamo accorti subito lì, no? Quando abbiamo guardato Sì, questo grigio medio, sì, dove si vede in maniera evidente quanto la lente sì. influenza, quindi il Sami che è Tenete tendenzialmente conto, e lo caldo. diciamo ai nostri amici, che noi abbiamo preso la temperatura colore con uno strumento apposta, abbiamo misurato Sì, la con un temperatura colorimetro, colore quindi, cioè. a 5700 gradi Kelvin, era la misurazione. Abbiamo impostato la macchina era esattamente la stessa per tutti la Sony A7 III, quindi non abbiamo modificato la macchina, solamente la lente. E quindi è interessante, cioè stessa coppia tempo diaframma, tutto quanto uguale, chiaramente a parte Sembra, mi è 1.8 1.4. sembrato per un attimo di tornare ai tempi dell'analogico, quando la lente Sì, influenzava la resa del personalmente colore. ritengo Sigma quello che bilancia meglio, perché lo Zeiss mi è sembrato un pochino dal neutro freddo, e Sul invece freddino, invece il Sami sul caldo. il Samyang sul caldo, e Sigma un po' una via di mezzo. Io l'ho trovato, e anche come vignettatura forse è quello Sì. che lavora meglio rispetto a Samyang, che insomma vignetta abbastanza, ma lo Zeiss anche in questo caso perde. Infatti le differenze, cioè i problemi dello Zai sono proprio Sono i bordi. sono i bordi, Sì, vignettatura e nitidezza. vignettatura e nitidezza. Ok, poi cos'altro abbiamo fatto, Roberto? Mi sembra sullo sfocato, che ne pensi? Sullo sfocato penso che, ma secondo me anche perché comunque essendo un po' meno nitido, hanno Sì, sfocato più morbido più il morbido del Sami. Samyang, sì. L'Art si difende benissimo, Sì, leggermente più è duro, ma proprio leggermente più perché è nervoso, sì, molto è nitido. molto Comunque, nitido, anche tutte aperture spacca il sì. cappello. E Sony parte un po' svantaggiato Sì, perché però non è insomma si 8, però si difende, dai. difende. Sì, va Quindi, bene. come diciamo, se vogliamo, la butto lì, l'ottica pellicolosa con i difetti della pellicola, con quelle che sono le interpretazioni, il Sami può andare Può bene, andare bene, perché considerando il non è prezzo. super, Sì. iper, se volete la perfezione o quasi, Se volete l'arte, prendetevi il prendete 50 questo.1.4 Arte. Sì, infatti tirando un pochino le In somme, effetti ragazzi. costa anche, esattamente come prezzo, sta la metà, eh? Sì, se sta è una via di mezzo, però 500, circa 1750. sì, diciamo che allora, se Mi uno vuole vale la tutto. compattezza, può andare su Sì. questa, anche se onestamente quella che per me ne esce peggio di tutti, alla fin fine, tirando le somme, perché Rapporto i qualità-prezzo alla bordi, fine. ragazzi, cioè, sono una cosa Eh importante, sì. Poi cioè, con un'ottica con normale. un'ottica normale, sì, quindi io personalmente, Roberto, preferisco, continuo a preferire il Sigma, perché alla fin fine è un'ottica che è vero un pochino più ingombrante, è vero un pochino più pesante, però come ho detto l'altra volta, io me la sono portata in giro per tutta una giornata, tra l'altro in mezzo alle montagne, con la Sony A7 III. A me personalmente non è che, cioè, mi ha devastato, No, cioè, è una no. cosa assolutamente fattibile, si bilancia, anche se è lunga, ma si bilancia molto bene, perché l'appoggi proprio benissimo sul palmo della mano. E poi ha questa chicca che è comodissima, lo switch della messa a Sì, fuoco. e anche la ghiera, la messa a fuoco meccanica, che Quindi non... quando io invece andare a cercare e memorizzare il pulsantino sulla 7.3, che comunque Sì, come abbiamo già sì, detto, insomma, qui switch e poi sì, una ghiera di messa a fuoco fluidissima. Si lavora benissimo in sì. manuale. Sono d'accordo. Va bene.
Tirando le somme, rapporto qualità-prezzo, il Sigma è il migliore, quello più economico è il Sanyang, quello più costoso però più compatto è il Sony, quindi tre soluzioni per le vostre Sony, starà praticamente a voi scegliere quello che più vi aggrada. Speriamo insomma di avervi dato qualche spunto di riflessione anche in questo test. Noi ci vediamo la prossima volta, vi ricordiamo se volete degli approfondimenti visitate il blog, altrimenti iscrivetevi al canale. Contattateci in qualsiasi altro modo, anche tramite Facebook, il gruppo oppure la pagina Facebook, e ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!